sono arrivato a Venezia, mancavo da un po' dall'Italia, mamma mia. Ok, purtroppo non sono a Venezia. Ciao, sono Chris, welcome, benvenuti. Ma iniziamo dalla location, questa dove mi trovo in questo momento. Sono nella città di Las Vegas e in questo posto preciso è stato girato un film che ha avuto abbastanza successo, ha fatto molto divertire. È un film però girato nel 2009, quindi la location ora è leggermente diversa. Cosa sei, ragazzi? Il film è Una notte da leoni. Sono nella città ideale, secondo me, per fare questo video. Per parlare delle 10 cose più strane, ma non è vero più strane, più differenti rispetto a usi e costumi di noi italiani e anche europei, dai, diciamoci la verità. Decimo posto, partiamo col botto. Le auto, o meglio, gli americani in auto. Diciamo che non sono proprio smaliziati come noi. Uscire in un giorno di pioggia vuol dire trovare 2, 3, 4 incidenti ogni 10-15 km. E non sto scherzando, è vero, è esattamente così. Altra cosa importante degli americani alla guida: se state percorrendo una strada di 3 corsie e siete sulla prima corsia, cosa rarissima per gli italiani, le auto davanti a voi cominciano a rallentare, a fermarsi e quindi si inizia a creare una coda. Non date per scontato che nella seconda corsia o nella terza corsia ci sia la coda. Assolutamente no. L'americano la guida, vede le auto davanti a lui fermarsi e si ferma e si mette in coda e aspetta. Questa cosa succede frequentemente. Al nono posto. Ok, gli americani ruttano. Da anni fa ero in aeroporto, stavo venendo appunto negli Stati Uniti e per caso su YouTube ho visto il video di una ragazza che si lamentava del fatto che gli americani ruttassero. Io ero già stato negli Stati Uniti e non ci avevo mai fatto caso, ma in effetti è così. In effetti da lì in poi ho iniziato a farci caso e non è raro che in un diner o in un ristorante piccolino o in un bar piccolino ogni tanto si senta qualcuno ruttare. Ottava posizione. Gli americani sono pigri? Sì, forse pigrissimi. Vi porto però degli esempi. Allora, lasciamo perdere il drive-thru. Il drive-thru in America è da McDonald's nei fast food, come praticamente in Europa o in Italia, dappertutto ormai. Poi qui c'è anche in farmacia, c'è anche al bancomat. Ma vi porto il mio esempio, Starbucks. Ogni tanto mi capita di andare da Starbucks, diversi orari, e spesso e volentieri la coda da Starbucks è di 10, 15, anche 20 macchine. Io però, forse perché in Italia siamo abituati a entrare a bere il caffè, io parcheggio la mia macchina davanti a Starbucks, entro, prendo il mio caffè e me ne vado. In genere 2 minuti, anche perché lo si può ordinare prima via app e lo si ritira. Ma l'americano è talmente pigro che preferisce stare 20-25 minuti in macchina in coda piuttosto che spendere un minuto per parcheggiare di fronte, perché i parcheggi in America non mancano, di fronte a Starbucks ed entrare a prendere il proprio caffè. Al settimo posto, altro grande classico, il ghiaccio e l'aria condizionata. Parto dal ghiaccio. Il ghiaccio è dovunque, gli americani vivono col ghiaccio. Va bene, ok. Due cose, due esperienze che vi porto personali. La prima, ok, classica, capita a tanti. Se siete in aereo vi chiedono cosa volete da bere. Una coca senza ghiaccio o un succo d'arancia senza ghiaccio. Le cose sono due. O siete italiani o state male. Seconda cosa che riguarda il ghiaccio. Mi è capitato sia negli hotel sia nei condomini che le persone chiedessero di avere una stanza o preferissero un appartamento sullo stesso piano dove c'era la macchina del ghiaccio. Al supermercato inoltre, prima di pagare, c'è il classico cartello: te lo sei ricordato il ghiaccio? Condizionata, stessa cosa. Si sa che in America l'aria condizionata è a livelli inimmaginabili. La cosa che mi sconvolge è che è difficile anche trasmettere il messaggio che non tutti sono così. Quando vado magari in alcuni hotel e sto 4-5 giorni, so che quando mi consegneranno la camera l'aria condizionata sarà a 18 gradi. Io la rimetterò alla temperatura ideale, ma il giorno dopo la ritroverò a 18 gradi. Scriverò per favore non toccare l'aria condizionata e la troverò sempre a 18 gradi. Funziona così. Punto numero 6. I soldi.
la filosofia dell'americano sui soldi è profondamente diversa da quella che abbiamo noi italiani. Banalmente l'americano non pensa a risparmiare dei soldi, non pensa a mettere via dei soldi per un qualcosa che avverrà fra 5, 10, 15 anni, forse. L'americano non ha grossi risparmi e l'americano utilizza il credito per comprare quello che vuole. Entra in un negozio, dice: quanto costa? 100, ma io ne ho 50. 50 paga cash e 50 utilizza la carta di credito, li pagherà poi. Concettualmente come filosofia è interessante, nel senso che non ha paura del futuro, sa che i soldi vanno e vengono, oggi non ci sono, domani ci sono. Questo però nasce dal fatto che la filosofia bancaria e di credito in America è molto diversa. Infatti si è valutati per un credit score, e quindi su come si gestisce la propria carta di credito e il proprio debito con la carta di credito. Sicuramente gli orari. Ok, non voglio dire che gli americani siano in ritardo, o meglio, no, assolutamente, anzi, devo dire che sono abbastanza quadrati e schematici. Ma in Italia cosa succede? Quando ci diamo delle indicazioni per incontrarci con delle persone, quando diciamo pranzo o cena, bene o male tutti sappiamo di che cosa parliamo. Il pranzo può essere 12:30, 1, la cena 7:30, 8. Ecco, in America è tutto diverso, soprattutto se partiamo dalla colazione. La colazione può essere dalle 6 della mattina e in alcuni posti la servono addirittura fino al pomeriggio. Il pranzo può iniziare dalle 11 fino alle 3, alle 4 del pomeriggio. E poi arriva il problema della cena. Quando tu devi uscire a cena con un americano, ad esempio un collega o qualcuno che ha orari lavorativi tipo i tuoi, quando tu devi uscire a cena con degli amici o con dei colleghi, in genere dici: ok, dai, finisco di lavorare 5, 5 e mezza, 6, 6 e mezza, vado a casa, mi faccio una doccia, mi preparo e andiamo a cena. Rimaniamo per 7 e mezza, 8. Dire a un americano, magari in una serata in settimana, andare a cena alle 8 di sera, vuol dire farsi dire no, non vengo. Perché l'americano in genere cena intorno alle 6, 6 e mezza. Alle 8, molto probabilmente, soprattutto in settimana, è pronto per prepararsi ad andare a dormire. La posizione 4. Viaggi. Gli americani escono di casa a 18 anni. A 18 anni lasciano la casa con i genitori, vanno magari a vivere da soli in un campus universitario, in un appartamento. E magari nel corso della loro vita hanno già cambiato diverse città, si sono spostati tante volte per il lavoro della madre o il lavoro del padre, perché è abbastanza frequente che si spostino. Poi capisci che non hanno mai viaggiato sostanzialmente al di fuori degli Stati Uniti. Personalmente mi è successo che mi chiedessero: ah, di dove sei? Ah, io sono della zona di Milano. È in Europa, vero? Sì, in Europa. Tipo in Grecia? No, non è in Grecia Milano, è in Italia. Perché fondamentalmente gli americani vogliono andare a vedere l'Europa, ma conoscono Parigi per la Tour Eiffel e Roma per il Vaticano, piuttosto che per il Colosseo, piuttosto per la storia di Roma. Ma per il resto si fa molta fatica. Quindi gli americani, per quanto riguarda il viaggio, sono molto indietro, non viaggiano molto. Vado diretto sul podio. Posizione numero 3. Moda, vestiti, outfit. Non tocco l'argomento buon gusto o abbinamenti o altre cose. Parlo solo di determinate situazioni e vi faccio un esempio molto frequente. Magari in una cena in un ristorante. Capita che magari uno abbia qualcosa da festeggiare o che esca con la fidanzata o con la moglie. In genere, noi italiani, quando organizziamo una cena, tendenzialmente tendiamo a prepararci. Magari ci mettiamo una camicia, magari ci mettiamo una giacchetta. Tendiamo ad andare in modo, non dico elegante, ma abbastanza consono per una serata. E questo capita in America. Le donne spesso e volentieri si preparano, vanno dal parrucchiere, sono molto truccate, sono vestite per la serata, tendono ad essere preparate, a mettersi bene per la serata. Capita di arrivare al ristorante, vedere queste coppie, vedere lei tutta sistemata, tutta preparata, e lui magari con le ciabatte, quelle da piscina, con le calze, pantaloncini corti e poi il tocco di classe, la maglietta sportiva. Non poco tempo fa mi è capitato che il ragazzo di fianco a me avesse la canottiera dei Los Angeles Lakers, che è tipicamente
gialla e viola, quindi forse non adattissima per una serata. Numero 2, ovviamente, le pistole. In America avere delle pistole è normalissimo. Non dico che le hanno tutti, però è comune, è frequente. Cosa è successo a me? Mi è capitato frequentemente di vedere persone scendere dall'auto e vedere la pistola. Mi è capitato spesso che, entrando in alcuni posti, la sicurezza mi chiedesse: hai armi con te? Non puoi entrare con le armi. Ok. Mi è capitato addirittura, andando alla diga di Uber, erano più preoccupati che io avessi una pistola piuttosto che, non lo so, un drone o altre cose, non lo so. E questa cosa inizialmente ti sciocca, noi non siamo abituati a questa cosa, soprattutto perché quando sei alla cassa magari hai di fronte a te una distinta signora di 50 anni e nella borsetta ha una 44 Magnum. E siamo alla fine, posizione numero 1. Ok, divento serio perché è un argomento serio. Una delle profonde differenze tra americani e italiani è sempre legata all'età, ed è l'età in cui ci si sposa o si fa figli. E anche qui due esempi che mi sono successi. Un collega che valutavo intorno ai 38, 40, 42 anni circa, non sapevo l'età in quel momento. Siamo d'accordo per vederci il giorno successivo e mi fa: non posso, purtroppo da fare, sai, mia figlia si sposa. Premessa, io un quarantenne davo per scontato che avesse figli, va a avere un figlio di 10 anni, di 12, di 8, di 7. Però lo davo per scontato. Ma quando mi ha detto mia figlia si sposa, automaticamente io ho pensato: ok, sarà sposato con una donna più grande, magari questa donna aveva già una figlia in un altro matrimonio. E gli faccio: tua figlia si sposa, quanti anni fa? Il mese prossimo si sposa e fa 23 anni. Ah, ma è tua figlia? Sì, l'ho avuta, l'ho avuta un po' presto, dopo un paio d'anni ci siamo sposati. Ok. E primo esempio. Secondo esempio, ero in un posto, sentivo delle ragazze parlare di fianco a me. Una di queste ragazze accenna a una sua amica che lei ha 26 anni, è praticamente fuori mercato, nel senso che a 26 anni è difficile spiegare perché non sia mai stata sposata o non abbia ancora avuto figli. E quindi si sentiva insicura del fatto che a 26 anni potesse mantenere il sogno di incontrare una persona, fare figli e sposarsi. Una coppia si conosce intorno ai 18-19 anni, a 20-21 decide di fare un figlio e magari a 22-23 si sposa. La decisione di fare un figlio è consapevole, è una volontà, e poi si sposano di conseguenza. Anche perché il matrimonio negli Stati Uniti non è come succede in Italia, quando un amico ti dice: mi sposo, ah sì, che bello, quando ti sposi? A ottobre dell'anno prossimo. Qui: mi sposo, ah, quando è che ti sposi? Martedì. Qui è abbastanza tutto più rapido. Eccoci alla fine, spero il video vi sia piaciuto, spero di aver condiviso alcune cose magari interessanti, magari divertenti. Se c'è qualcosa che vi è piaciuto di più o avete qualche altra informazione che magari non ho detto, magari non ho ancora vissuto o scoperto, fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Detto questo, vi saluto e un piccolo spoiler. Prossimamente uscirà un video su vivere in America, come si vive in una città specifica degli Stati Uniti. Take care, stay safe. Ciao!